Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
abbi pietà di me. Signore, vieni e mi aiuto. Hai mutato il desolamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriade e migliaia di migliaia, e diceva a gran voce: l'agnello che sta immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano lì e dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si postarono in adorazione. Parola di Dio. Dopo che mangia con loro,
che entra nel loro cuore. Possiamo dire che visita la loro casa, cioè Gesù che entra in ogni situazione, in ogni vissuto umano. È il risorto che si fa presenza viva, vivificante. Perché la fede è poi come questo cielo che arde o non è fede. La fede o è viva e vivificante oppure ci illudiamo di avere la fede. Allora ecco la bellezza della Pasqua, questo ardere, questa bellezza e questa luce da accogliere e da fare nostra, perché è il Signore che agisce in noi. L'apostolo più sensibile è sempre Giovanni, anche in questo Vangelo. È il Signore, lo dice a Pietro, e Pietro gli corre incontro. Sempre Giovanni, che è il primo apostolo che vide e credette, così come abbiamo sentito nel Vangelo di Pasqua, che è il dono della fede, lo sguardo dell'Aquila. Tu sei Cristo, tu sei Gesù, vero uomo, lo sguardo d'altezza e in profondità, perché è lui che appoggia il capo sul petto del Maestro in quell'ultima cena, e lui che soprattutto il Venerdì Santo raccoglie il sangue dalla croce con la Vergine Maria, con le altre due Marie. Cioè il mistero del dolore che dà questa sensibilità grandissima, grandiosa al quarto Vangelo, all'Apostolo che coglie tutte le virgole, potremmo dire, quindi la pienezza di colui che è il Signore. Domenica scorsa nell'Apocalisse ci ha detto Giovanni che Gesù è l'Alfa e l'Omega. Qui è disegnata la A, possiamo dire in italiano la Z, con al centro quell'agnello che è stato immolato ed è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Io vidi molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Come chiude questa visione? Che gli anziani si allungano a terra, si dice si prostrano in adorazione, i santi si venerano, Dio si adora, solo Dio e Gesù, perché è il figlio di Dio. E i cieli, la terra, sottoterra, tutti adorano, quindi è un convergere dell'universo verso quell'unico punto, il trono di Dio, con alla destra l'agnello immolato e lui, il Cristo risorto, con la bandiera bianca, perché è il colore di Dio e la fisica è la sintesi di tutti i colori, e al centro, vedete, c'è la croce rossa, perché la risurrezione si ha dopo il Venerdì Santo. Il vero amore si prova nel dolore e nel sangue. Tutti danno lode all'agnello immolato, colui che vive per sempre, e i quattro esseri viventi che sono disposti ai quattro punti cardinali della terra, nord, sud, est, ovest, dicono Amen. Come povero il nostro italiano che traduce così sia. Amen significa così è sempre stato, la tua radice in te, o Signore. Così è oggi, o Signore, così sarà domani, e perché il futuro è nelle tue mani. Cioè significa che il passato, il presente e il futuro sono sempre nelle mani di Dio che è provvidenza. Dio provvede a te, provvede a noi se gli abbiamo il nostro cuore. Ecco allora il dono della fede. Oggi è il capitolo quinto dell'Apocalisse. Domenica scorsa abbiamo iniziato con il primo. Leggete l'Apocalisse. Non facciamoci impressionare dalla fine che farà la terra, ma la paura è perdere il fine delle cose, la finalità del mondo e della vita e del nostro essere qui. Allora Giovanni ci sveglia, ci scuote, ci riporta al fine che è il Signore. Gesù, il Cristo, l'inviato di Dio. Come bella anche la prima lettura, gli Atti degli Apostoli, che io presento ai ragazzi come un libro di avventura, perché descrive tutte le peripezie e avventure degli Apostoli spinti dal Santo Spirito. Per cui
le catene che si rompono, la porta del carcere che gli si apre dinanzi e i carcerieri che stavano per uccidersi perché i prigionieri erano scappati? Pietro dice no, vi annuncio Gesù che vuole bene anche a voi e converte il carcere. E così Paolo, che spinto dallo spirito, dopo il terribile naufragio in Sicilia, dove la barca viene distrutta, ecco, sale per la Calabria e arriva a Roma. Perché Roma? Arriva al Senato di Roma e nello spirito converte i senatori. Pietro e Paolo, che ci accolgono nella Basilica Vaticana, non a caso stanno lì. La fede è quella forza, è quella capacità di osare sempre, è quella capacità di uscire dal nostro guscio, è quella capacità di dire: Signore, mi fido di te, nel tuo spirito mi sento inviato. Allora più gli apostoli obbediscono al Signore, più egli dà la capacità nello spirito di fare segni, prodigi e miracoli. È la fede della Pasqua che noi celebriamo e che dobbiamo invocare per noi vivi, per i nostri cari defunti, per la pace in ogni cuore. Shalom e l'augurio del Cristo risorto, che non è l'assenza di guerra soltanto, è Dio che dimora in te. E quando c'è Dio, c'è ogni bene, sia materiale sia spirituale. Allora c'è lui la Vergine Maria, donna della Pasqua, a cui è dedicato questo mese di maggio a crescere nella fede, e San Giuseppe lavoratore, perché il suo silenzio e la sua preghiera ci diano la capacità di avanzare nella luce e nella gioia della Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Presentiamo le nostre preghiere e come i discepoli di Emmaus ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Per noi qui riuniti in assemblea,
santi, in apostoli di speranza, noi ti preghiamo. Resta con noi, accogli, Signore, le nostre preghiere per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, l'Adoratore, per Cristo nostro Signore. Amen. Prendete e vedete tutti
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre del Pane, della vita, del calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Con umiltà ti preghiamo per la comunione del corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo vince la morte e ci fa partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Nicola, Francesco, Maria Michela, di Michele, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo corpo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Andrea e Sant'Anna, nostri patroni, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Tu che vieni e regni, sei tu, sei tu, la pace.
Gesù disse ai suoi discepoli: venite a mangiare. Prese il pane e lo diede loro. Alleluia. Thank you.
a Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Inizia il mese di maggio, ogni sera qui alle ore 5 di pomeriggio, alle ore 17 il Santo Rosario e la preghiera alla Beata Vergine Maria. Cantiamo a lei oggi anche in questa festa di San Giuseppe Lavoratore. Preghiamo per il dono della pace. O Maria.